Visto che ieri sera verso le 8 si è concluso il calciomercato e quindi si è anche concluso ufficialmente anche il calciomercato del Sassuolo, analizziamo un po' tutte le cose che sono successe sia in entrata sia in uscita del Sassuolo e magari commentiamolo un po'. Magari se anche voi qua sotto nei commenti volete dirmi cosa ne pensate di questo calciomercato del Sassuolo, se vi soddisfa, se vi soddisfa o se non vi soddisfa, quindi scrivete qua sotto nei commenti che sono tanto curioso. Comunque, prima di dire un po' la mia in generale, facciamo giocatore per giocatore, incominciando da recessione, incominciando comunque dalla cessione che ci ha fatto fare tutto questo gran mercato, perché altrimenti non ci sarebbe stato più nulla praticamente. Cioè quello di Boga, visto che è da 2 anni che se ne voleva andare, quindi è giusto che se n'è andato. Poi comunque ce l'hanno comprato per 24-22 milioni più bonus eccetera, quindi tanti soldi per uno che praticamente se ne voleva andare da 2 anni, che da 2 anni sta facendo un po' fatica sia in campionato che nelle altre coppe, quindi tanto meglio. Poi la cessione di Golden Eagle al Cagliari, che anche lui sinceramente da un po' di tempo che non giocavo, quindi è stato giusto venderlo. E Babacar che rientra dal prestito dov'era e non so come, ma l'abbiamo comunque venduto, forse a titolo definitivo, forse con un prestito con diritto, però so che è stato venduto. Poi magari mi sbaglio e ho detto una cavolata, però poi parliamo di una mancata cessione come poteva essere quello di Rogerio, perché visto che in Newcastle ho capito che ha offerto 15 milioni per lui, soltanto che Transfermarkt lo valuto 6 milioni, cioè la metà di quello che ho offerto comunque il Newcastle per un terzino che praticamente nessuno dice che è bravo, anzi dicono forse il contrario di lui, quindi io sinceramente non ho capito perché la società non abbia accettato questa offerta, devo dirvi la verità, però va bene così, alla fine boh, intanto rimarrà a Sassuolo e vediamo se nella prossima parte di campionato saprà dare meglio di quello che sta dando finora, però vedremo. Poi bisogna anche parlare di Scappacasse, perché magari non ci ho fatto un video dedicato, ma perché non ci volevo fare un video dedicato su di lui, ma visto che è successo quello che è successo e non so se lo sapete, ma ora come ora lui deve stare 90 giorni in carcere, dove ora non lo vorrà sicuramente, anzi già ha detto che non lo vorrà più, e molto facilmente anche il Sassuolo, sempre se non l'ha già fatto, rescinderà comunque il contratto con lui. E secondo me, visto che lui da quello che ho letto ha 23-24 anni, molto semplicemente si dovrà cercare un lavoro, diciamo, come tutti gli altri, perché penso che dopo essere stato arrestato perché c'avevi un'arma carica mentre te stavi andando allo stadio e in macchina c'avevi te più altre 3-4 persone, non so in quante squadre comunque lo vogliono. Se poi in più mettiamo che
non è che stavo facendo tutta questa gran carriera, quindi secondo me può dire ciao ciao al calciatore e si deve mettere in moto per fare qualcos'altro nella sua vita. Però vediamo, alla fine vediamo. Poi un'altra mancata cessione è stato quello di Zafrel, perché comunque era vicinissimo alla Samp, solo che alla fine si è dovuto interrompere perché comunque, come ho capito, lo stipendio di Zafrel era troppo alto per la Samp, quindi poi è saltato tutto. Peccato, alla fine peccato, perché anche De Frel come Rogerio non so in quanti lo vedono bravino a giocare, cioè magari è bravo a giocare a calcio, però sbaglia troppi gol davanti alla porta, cioè io non ne posso più. Se per puro caso l'avessimo venduto, io secondo me avrei fatto i salti di gioia, perché là davanti è proprio quello che mi convince meno di tutti, considerando anche Luca Moro, il nuovo acquisto che viene dalla Serie C. Quindi, boh, io comunque alle cessioni ci darei un 6 e mezzo, cioè alla fine sono tutte cose che magari erano già programmate, come appunto la cessione di Boga. Vabbè, poi c'era stato anche Goldaniga e Babacar, però erano tutte abbastanza prevedibili. Poi è vero, aumentava molto il voto se vendavamo De Frel e Ruggero, però così non è stato, quindi voto 6 e mezzo alle cessioni. Gli acquisti diciamo che sono stati un po' tutti in prospettiva, però perché diciamo che sono arrivati Emi Sheir, come si dice, Riccardo Cervo, che sono tutti e due degli esterni d'attacco. Stranamente abbiamo preso due esterni d'attacco, io questo sinceramente non me l'aspettavo. Se poi in più mettiamo che rientra O'Day dal prestito al Crotone e non l'abbiamo venduto, cioè secondo me ora come ora, se prima mi potevo lamentare che non avevamo esterni, ora invece gli esterni ce l'abbiamo. Quindi bisogna un attimino vedere soprattutto i due nuovi acquisti, Emi Sheir e Riccardo Cervo, quanto tempo avranno bisogno per ambientarsi. Però se si ambienterà bene e se comunque diventano giocatori importanti, cioè secondo me poi là davanti abbiamo davvero un signor attacco. Però per questo bisogna un attimino vedere. Invece per O'Day, come ho già comunque detto nel video suo dedicato, cioè io l'ho visto bene l'anno scorso, visto che in tre partite ha fatto due assist. Io l'ho sempre visto gio che giocava bene, che faceva assist, che proponeva gioco. Quindi sinceramente io non ho, in questo stato non avevo manco capito il perché l'avessimo mandato in prestito. Però alla fine l'abbiamo mandato in prestito, ha giocato poco, quindi è rientrato diciamo subito. Quindi ora vediamo Dionisi quanto lo utilizzerà e vediamo se O'Day sfrutterà ancora le occasioni che gli dà comunque il Sassuolo. Però secondo me ora come ora siamo messi diciamo anche abbastanza bene in attacco. E poi l'ultimo acquisto, come già detto, comunque l'ultimo video che avete visto, si parla di
di Luca Moore, che non arriverà comunque subito, no, non arriverà subito, ma arriverà quest'estate. Forse lui viene perché si è già messa ma le mani avanti la società, perché molto probabilmente, se arrivò lui, uno tra Scamacca e Raspadori, credo che se ne andranno. Molto probabilmente se ne andrà via Scamacca, visto che c'è un interessamento forte dell'Inter, e comunque lui vuole solo l'Inter, quindi alla fine vedremo quest'estate come andrà questa vicenda. Però molto probabilmente è andata con le mani avanti. È vero che se per puro caso avessimo venduto De Frel, anche il suo collega, diciamo, della Serie C, che si parla tantissimo, sarebbe venuto comunque a tutti i costi. O, visto che non siamo riusciti a vendere De Frel, tutti dicono che sono mancati 2 milioni, però molto facilmente è perché non abbiamo venduto De Frel, quindi va bene così. Alla fine, poi per Lorenzo Lucca, poi molto facilmente se ne parlerà a giugno, nel prossimo mercato, perché penso che ormai credo che sia definitivo che il Sassuolo voglia vendere De Frel. Credo che questo l'abbiamo capito da questi ultimi giorni di mercato. Comunque vedremo quello che saprà dare il prossimo calciomercato, appunto. Comunque, voto acquisti, io ci darei un 7 e mezzo, devo essere sincero, perché non mi sarei mai aspettato che il Sassuolo prendesse un altro comunque esterno d'attacco. Non mi sarei aspettato che, anche se arriva il prossimo anno, che avrebbe già preso già un attaccante per il prossimo anno. Quindi non me lo sarei mai aspettato. Mi sarei aspettato un calciomercato più da Sassuolo, che a gennaio non fa quasi nulla. Invece in questo calciomercato ha fatto, quindi va bene così. È vero che comunque, magari se si incominciava a fare una rivoluzione in difesa, sarebbe stato mai, visto che io sinceramente, con i difensori che abbiamo, io salverei solo due giocatori, tra cui sono Kyriakopoulos e Ferrari. Poi tutti gli altri, diciamo che forse se li vendiamo non mi farebbero male. Quindi infatti ci hanno provato per Gatti, solo che poi è andato alla Juve, e quindi è andato un po' così. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di scrivere qua sotto i commenti cosa ne pensate voi di questo calciomercato del Sassuolo. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre e comunque, forse so solo, e ciao!